Amici di Sette Comuni Online, buongiorno, benvenuti alla prima puntata di Sette Spot, la nuova rubrica di Sette Comuni Online dedicata allo sport. Per questa, vabbè, scusate il gioco di parole, ma sembra quasi scontato. E per questa prima puntata è un onore per me avere come ospiti i neocampioni italiani di pattinaggio di figura coppie, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Benvenuti! Grazie, ciao Samuele, Grazie. grazie mille. Grazie a voi. Innanzitutto complimenti, dopo 7 podi, 5 secondi posti, ve lo meritavate, inutile. Sì, è davvero, è Finalmente stata arrivato. una grande soddisfazione. Quanto l'avete cercato? Come hai detto tu, tutti gli anni prima, tutti i podi prima, e finalmente è arrivato anche questo primo posto assolutamente super super desiderato e cercato. Sembrava quasi una maledizione, sempre là. Sempre là e niente, poi ci abbiamo lavorato tanto, quest'anno specialmente abbiamo lavorato ancora di più degli anni scorsi e fino ad arrivare insomma a questo obiettivo, come ne abbiamo molti altri, e diciamo anche questo è un obiettivo raggiunto. Benissimo, adesso il prossimo obiettivo ovviamente europei. Il 7 gennaio siamo in partenza e infatti siamo sempre in continuo allenamento e non stacchiamo mai, ecco, perché Vedo anche, cioè, siamo nel pieno delle feste natalizie e siete là all'Ice Lab, alle navi. sì, Cioè, esatto. è proprio per questo vi ringrazio, perché voi siete in una pausa tra un allenamento all'altro, mi dicevi, quindi proprio non Sì, c'è. no. Incastrato alla perfezione. Sì, la nostra vita è tutta incastrata proprio, ogni cosa, ogni orario dobbiamo far ritagliarci il giusto tempo per tutto e riusciamo a incastrare tutto. Ecco, questo per quelli che hanno un'idea dello sport un po' distorta, che sembra che non ci sia sacrificio, cioè è una cosa incredibile quello che fate ogni giorno. Da quello che vedo, io sono appassionato sportivo in generale, seguo moltissimi sportivi e vedo la fatica, tanto sacrificio che fate, ed è una cosa veramente, cioè io non riuscirei neanche a fare una settimana come voi, ma forse nemmeno 2 giorni. Ma guarda, Samuele, quando Un'abitudine. l'abitudine e poi quando una cosa piace, la fatica non la senti. Ovviamente più avanti si va, più il sacrificio si fa grande, però ne vale la pena sempre perché quando una cosa piace non ha limiti, non ha limiti. Questa è la passione, questa è la passione, c'è poco a fare, ed è fondamentale. E, guarda, visto che un'intervista un po' così, io lo vedo un po' come una chiacchierata. Quando vi faccio la domanda, tenete conto che se non faccio una domanda specifica, rispondete tutti e due senza che vi dia la parola, insomma, considerate una domanda sempre per tutti e due. Però voglio iniziare un attimo con Filippo. Tu sei di Asiago, ok? E la domanda è: chi te l'ha fatto fare a fare patinaggio artistico in un posto dove tutti i maschi fanno hockey? Ok, ma è una domanda molto interessante. Allora, niente, io ho sempre avuto fin da piccolo la passione nel ballo, nel ballare a casa e con le mie compagne di classe, con le mie amiche, fin dall'asilo. E quando ero alle elementari, le mie compagne di classe avevano iniziato questo corso di pattinaggio sul ghiaccio. Sì. E sentivo a scuola che ne parlavano. E io sono arrivata a casa dicendo ai miei genitori: vorrei iniziare il corso di pattinaggio. E all'inizio c'è stata un po' di titubanza perché ovviamente dei parenti prima avevano fatto hockey, poi mio zio era presidente dell'Asiago Hockey, quindi proprio mi Sembra che volevano avessi incastrare, ho stata. detto perché non proviamo a fare hockey? Anche loro mi ci volevano
provare a mettere nell'hockey, però poi non c'è stato verso perché alla fine sono andato la prima volta proprio con le mie amiche, mi hanno portato i miei genitori e lì c'è stato proprio un amore. All'inizio devo dirti che ero molto indisciplinato e mi pensavo proprio a divertire perché ero lì che più che allo sport e al pattinaggio in sé andavo lì per chiacchierare, per stare con le mie amiche. Però poi quando ero lì nel campo ho visto le pattinatrici più grandi e vedevo le ragazze pattinare e questa cosa mi piaceva tanto e cercavo anche di imitarle. Ho questi filmati a casa e mi racconta appunto mia mamma che provava ad imitarle anche se non sapevo stare sui pattini. E poi piano piano la passione è aumentata e niente, poi le mie compagne dopo il corso loro hanno tutte lasciato e io invece sono rimasto e ho diciamo proseguito, ecco, e diciamo, la mia prima insegnante è stata Anita Forer, che ora non c'è più e lei è stata davvero con grande passione e dedizione nei miei confronti mi ha davvero cresciuto perché, come ripeto, ero indisciplinato ed ero molto, avevo una mente un po' libera, ero un artista, non stavo concentrato, facevo fatica a seguire la sua lezione, però lei davvero mi è stata tanto dietro e probabilmente ha visto in me un talento o Ci comunque resto bene. ha visto bene e mi è stata tanto dietro, devo dire grazie e da lì piano piano è stata una continua crescita perché poi a 14 anni sono entrato in squadra nazionale e lì ho preso io proprio la scelta, non semplice, né da parte della mia famiglia né da parte mia, però lo volevo così tanto di trasferirmi a Milano e di proseguire insomma questa passione e questo sport. Guarda, io spero che tu sia ad esempio allora, senza nulla togliere all'hockey, ovviamente, che noi seguiamo, siamo tutti tifosissimi. Sì. Però, cioè, visto il tuo esempio, sarebbe bello che tanti maschi cominciassero anche al di là dei soliti luoghi comuni, solite cavolate, a fare del pattinaggio artistico perché le soddisfazioni ci sono e si Ci vede. sono, sì. Poi anche Asiago sta crescendo come scuola e si sta ampliando e devo dire che è un'opportunità per tutti i bambini di iniziare appunto un corso di pattinaggio e comunque qualsiasi sport, perché lo sport, oltre diciamo, ad allenare l'aspetto fisico, comunque insegna tanto, insegna una disciplina, insegna il rispetto per te stesso e per le altre persone, soprattutto nella vita di tutti i giorni, che ad oggi non è semplice, appunto, penso, stare nella vita di tutti i giorni e diciamo che il rispetto, lo sport lo insegna molto. Giusto. E tu, Rebecca, da dove è iniziata la passione? Allora, premetto che ti seguo da tantissimo tempo, quando sei 15 anni, perché io ero tifoso di Andrei Ah, e di Valentina. sì, E equivale. quindi, seguendo molto i social, soprattutto di Valentina, tu comparivi molto, molto spesso, da lì ho cominciato a seguirti. Sì, è vero. In realtà io ho mosso i primi passi sul ghiaccio a Cervino, perché mio papà è di origine di Cervino e i miei nonni avevano casa lì, quindi d'inverno c'era la pista di pattinaggio e lì in realtà ho iniziato, ecco, proprio per divertimento, per passatempo. A detta mia era un passatempo, a detta di mio papà era stavi lì tutto il giorno e bisognava aspettare. Quando tu decidevi che basta, basta, potevano passare 5-6 ore, tutti aspettavano me che mi scollassi dal ghiaccio. E seriamente poi è iniziata Zanica con Toni Bombardieri e da lì mi ha preso lei sotto mano e abbiamo iniziato insieme la strada che poi mi ha portata a 15 anni a cambiare in continuo, a iniziare la coppia d'artistico perché io prima ho sempre pattinato da sola e adesso siamo qui.
L'incontro è stato, cioè, tu avevi già patinato con due partner, no? Filippo, se non sbaglio, no? Sì. Era un punto della mia carriera dove io stavo per smettere. Addirittura. Sì, stavo per lasciare tutto perché ovviamente arrivi a un certo punto dove ti accorgi che sei arrivato a un bivio o fai quel passo successivo, ma ovviamente io pattinando in coppia in quel momento non avevo la partner e niente, stavo per lasciare. Dopodiché, sotto le guide di Franca Bianconi, lei mi ha appunto fatto provare con Rebecca e da lì c'è stata subito proprio coesione e davvero. Una Insomma, benedizione. ci siamo trovati e da lì è nato tutto, ecco, 7 anni fa ormai, sì, anche 8 anni fa ormai. 8 anni fa. Cioè, praticamente Rebecca sei cresciuta con lui, perché tu sei giovanissima, quindi cioè Sì, quasi praticamente. metà della tua vita è un terzo della tua vita è con lui. Ma come si fa ad andare d'accordo dopo così tante ore passate insieme? Qual è il Allora, segreto? secondo me noi allora, ci siamo trovati, abbiamo iniziato a fare coppia dove tutti e due, in realtà anche io era un momento un po' difficile, stavo valutando molte cose dall'aspetto della carriera e dall'aspetto della vita privata, quindi anch'io ero molto indecisa sulla situazione sport in quel momento e secondo me quando ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a lavorare bene insieme è stato un po' quel darci un'occasione, tirarci su a vicenda e vedere che invece ancora qualcosa da dare c'era e tirare fuori il meglio, che in realtà anche se eravamo tutti e due un po' indecisi, era lì. Bisognava solamente, da noi bisogna incastrare tutto nel modo più preciso possibile e anche a livello di carattere. Fortunatamente noi ci siamo trovati, abbiamo due caratteri che comunque vanno d'accordo e giustamente anche nei momenti in cui non si va d'accordo, perché come noi diciamo sempre come un matrimonio. Eh Si beh. fa insieme un tot di tempo, si lavora insieme e alla fine cioè, combattiamo per lo stesso obiettivo. Noi e il nostro team andiamo tutti nella stessa direzione e ci sta che a volte per lo stress, per alcune tensioni ci siano dei momenti no, ma ci si parla, Normale. abbiamo veramente il coach che ci aiuta anche da questo punto di vista sul lavoro mentale per gestire al meglio ogni situazione, non soltanto quando va male, ma anche quando le cose vanno bene. Essere sempre insieme, perché alla fine vogliamo e lavoriamo per lo stesso obiettivo comune. Ma quando sempre stata una mia curiosità, quando uno di voi commette uno sbaglio durante una prova, cosa succede? Cioè, l'altro gli dice qualcosa, gli dà un cerca di guarda, non preoccupate, non vi dite niente, c'è uno sguardo, cosa Noi siamo viene più. molto robotici, cioè noi non è che ci fermiamo e possiamo Sì, parlare, no, stiamo proprio lasciamo anche, andare. lasciamo andare e stiamo proprio anche imparando a non giudicarci e a non giudicare appunto il nostro partner e performare stando nel noi e a continuare ad andare avanti durante il programma e ovviamente poi alla fine sì c'è un riscontro da parte nostra e con il team, però ecco perché comunque un piccolo errore, una piccola caduta se ce la portiamo avanti può danneggiare tutta la Compromettere performance. tutto, eh sì. Come montate i programmi? Allora, ogni stagione, noi la nostra stagione va da settembre a marzo più o meno, e una volta finita la stagione si pensa ai programmi dell'anno successivo. Si possono cambiare come no, in realtà, quindi anche noi adesso stiamo valutando un po' per la prossima stagione cosa fare e in caso appena si finisce l'ultima gara si prende un attimino di riposo e Eh beh, poi com'è si inizia a giusto. pensare alle musiche, di conseguenza la coreografia, i vestiti, inizia il solito loop in preparazione poi di tutto quello che sarà il programma che si imparerà e si studierà tutta l'estate poi per portarli in gara o portarli in gara se si cambiano entrambi a settembre.
E chi è che prende le decisioni, dalla musica ai componenti piuttosto che a tutto, Ma sono insomma, scelte tutto. condivise, Condivise, diciamo. sì, tra di noi, tra il team che ci segue, il coreografo, l'allenatrice, e ovviamente magari a noi ci può piacere una musica, però poi la nostra insegnante ci può dire: ma ragazzi, non vi si addice, non vi sta bene, può non piacere alla giuria, e quindi allora ci indirizzano loro su magari un'altra scelta, ad esempio. Quest'anno siete col corto con Morricone e libero con la colonna sonora di Dracula. Tanto Morricone l'avevate già utilizzato con la Sì, colonna c'era sonora una di volta in C'è una America. volta in America, sì. Sì, è vero. Sì, è E morto. un'altra cosa che ho sempre affermato e che però secondo me non si calca tanto come idea, nel senso almeno da parlo di media, è che il vostro sport è forse l'unico, forse con la ginnastica ritmica, che può essere considerato anche artistico nel vero senso della parola, che diventa uno spettacolo proprio estetico. Penso nel nostro sport, appunto, pattinaggio artistico, arte, comprenda davvero un insieme di tanti fattori, perché è uno sport artistico, perché comunque al nostro livello anche la performance diventa intrattenimento sia per il pubblico che ci segue, e deve piacere, deve raccontare una storia, deve raccontare qualcosa, o dobbiamo raccontarci. Emozionale. Emozionare, e nello stesso tempo c'è la performance fisica, quindi dobbiamo essere in forma, ed è uno sport dove richiede appunto atleticità, arte, danza, richiede tanti fattori fisici. Insieme È un di insieme tantissime di cose. tantissime cose. Infatti Sì. noi nei nostri allenamenti facciamo, oltre al pattinaggio, al ghiaccio, facciamo tantissimi off-ice, tantissimi allenamenti fuori dal ghiaccio, a livello di danza classica, posturale, stretching, ginnastica, sia ginnastica aerobica che alla parte magari pesistica. E poi tutte varie forme d'arte, diciamo, o comunque elementi che facciamo sul ghiaccio a livello acrobatico, li proviamo anche a terra. Li proviamo a terra prima di portarli sul ghiaccio con i pattini, perché comunque sembra tutto semplice, magari visto dal pubblico quello che facciamo, ma le lame sono taglienti, quindi basta un Beh, cliente. c'è un gran lavoro dietro a livello di tecnica. guardate, semplice, no, io non l'ho mai pensato, anzi, certe volte penso soprattutto a te, Rebecca, devi avere una fiducia nei confronti di Filippo che è incredibile, perché, cioè, ragazzi. Sì, probabilmente, allora non lo so, probabilmente a vederlo è peggio che a farlo, penso, perché è quello che mi dicono tutti, e io dico: ma ragazzi, cioè, vabbè, va bene che io lo faccio ormai di lavoro e ci sa che sia tutto della norma per me, però non è così traumatico, davvero. Se no, sono io che nessuno pattina. Voi dite questa, che paura, no, va bene. Poi diventa facile ed è bello. Sì. Però Se il sei ghiaccio è scomodo, duro. diventa. Poco prima della gara, cosa fate? Restate in silenzio, vi concentrate, vi parlate? No, in realtà noi abbiamo sempre la nostra routine che ci portiamo, è la stessa un po' che facciamo quando siamo qui, perché prima di entrare in gara noi abbiamo il riscaldamento a terra che facciamo insieme, dove assolutamente no, non regni al silenzio, cerchiamo sempre di parlarci, ci chiediamo come stiamo, cerchiamo di vivere il più possibile come una situazione, una giornata normale, quello che facciamo sempre qui dentro. Poi ognuno ha il suo carattere, c'è chi ha più bisogno di parlare, c'è chi ha più bisogno di concentrarsi, chi una cosa, chi l'altra, ma ormai lo sappiamo. E l'importante è trovarsi sempre insieme. Quello che conta è essere nella stessa bolla, diciamo noi, poi si va. Fondamentale. E
Una cosa che ho notato, venendo un po' all'attualità, è che il vostro forte, almeno nell'ultimo periodo, è il programma Libero. Sì, Riuscite sempre a fare una bella rimonta, infatti, cioè, ma lo scrivo anche sempre negli articoli. Quando i punti che vi dividono sono pochi, o comunque recuperabili, c'è sempre grande fiducia perché avete un po' questa capacità proprio di dare il meglio proprio nel programma Libero. devo dire che il programma libero quest'anno piace molto. E sia molto sia da parte del pubblico che da parte dei giudici, e riusciamo lì proprio a entrare nella parte, ce la sentiamo molto e riusciamo proprio a performarlo al meglio. Probabilmente anche, sai, non avendo magari appunto tutti quei punti nella prima parte che sappiamo, diciamo, non abbiamo nulla da perdere. E andiamo lì forse per performare al meglio, e forse anche quella è la nostra forza. Quindi per assurdo è meglio se siete dietro. No, No, perché se siete davanti. finora ha sempre portato bene. Probabilmente inconsapevolmente, perché noi sentiamo tutti e due i programmi benissimo, li abbiamo scelti, quindi li sentiamo, ma da fuori c'è sempre quel programma che prende di più, che piace di più. A volte non sappiamo bene neanche noi il motivo perché una cosa arriva così tanto al pubblico, alla giuria. Forse inconsapevolmente riusciamo a passare qualcosa di diverso, di più forte. E penso, ricollegandomi al discorso dell'artistico, è quello che davvero a noi piace. Per me la tecnica, è quella che facciamo tutti le stesse cose alla fine, ma la parte artistica è quella cosa personale che ognuno di noi può mettere il proprio e può arrivare o non arrivare in Alla maniera giuria. diversa, alla giuria, al pubblico, ed è bellissimo. Eh sì. Guarda, io faccio un appello di guardare il patronaggio artistico, di seguirlo, perché se si entra all'inizio magari uno non lo capisce perché tutti questi elementi, Sì, parlo del profano, poi no? È capire diventato molto tecnico, però adesso devo dire che anche in TV un attimo. La cercano di grafica aiuta, la spiegarlo. grafica. Sì. E dopo abbiamo dei buonissimi divulgatori, parlo di Massimiliano Ambesi, che è un maestro. Cioè, veramente. Sicuro. Ed è anche uno che non le manda a dire. Cioè, voglio dire, se c'è da fare delle critiche, poco tifoso, nel senso che è soprattutto uno sportivo. Però, dicevo, consiglio alle persone di guardarsi, perché se ci si riesce a entrare dentro, diventa proprio una cosa emozionante, ma proprio come vedere uno spettacolo. Riuscite a comunicare, le cose belle, fate comunicazione, no? E mi dispiace, e questo l'ho scritto anche nell'ultimo articolo, vedere che certe volte gli spalti non sono proprio pienissimi, tipo agli ultimi due campionati italiani, in particolare, ma anche delle tappe del Grand Prix. Ed è una cosa che mi sorprende, perché invece, al contrario, nelle esibizioni, dove per assurdo c'è un po' meno impegno, perché ovviamente per esibizioni per voi è molto più rilassato. Lì Certo. invece si fanno i sold out. Ma come vi spiegate questa cosa? Magari non vogliamo proprio entrare nei termini No, tecnici allora perché non è sicuramente nostro. no, non è nostro, però se io mi mettessi nei panni di uno spettatore che va a vedere probabilmente una gara, ne abbiamo i 6 minuti dove ci scaldiamo tutti, poi esci, entriamo uno per volta, c'è l'attesa del punteggio sicuramente, non è il clima da stadio dove uno può entrare a cantare, a festeggiare, è diverso, dove bisogna essere molto composti. Devi avere pazienza perché le nostre gare non sono cortissime, non sono infinite, però abbiamo i nostri tempi. Sicuramente molto più tecnica rispetto a un'esibizione, magari uno fa la musica, la discoteca, fa l'elemento che è wow, che però ovviamente in gara non puoi fare. Quindi è molto più rapida, via uno dentro l'altro. È un mix di discipline perché tu hai un singolo, una coppia d'artistico, una coppia di danza. Invece da noi hai la categoria dove facciamo più o meno tutti lo stesso programma uno dietro l'altro.
è un insieme di cose che probabilmente una persona porta più a vedere l'esibizione rispetto che alla gara. Se una persona magari fosse più interessata invece a livello tecnico, a livello di performance, di elementi, di tutto, guarderebbe più la gara dell'esibizione. Possono guardare tutte e due. Ci è capitato proprio recentemente che siamo stati invitati a vedere una partita di pallavolo femminile. E proprio appena siamo entrati nello stadio ci siamo accorti proprio la differenza tra una nostra gara e una loro partita. Come da noi c'è un silenzio, una serietà, una concentrazione sia da parte nostra che da parte anche delle persone che ci stanno attorno, del pubblico, e proprio anche essere composti. Invece in una partita di pallavolo c'era la gente che si alzava, urlava, Tamburi, tifava, oddio. tamburi, un chiasso, e comunque le ragazze continuavano a Giocavano, non era la giocare. pausa, ma sì. E questa anche come può essere una partita di hockey, no? Sì, Quando c'è ancora di l'aggiunta dei più. tifosi che si fanno sentire, c'è un movimento. Il nostro è uno sport comunque di precisione, che siamo su un filo di una lama e dobbiamo al millimetro calcolare tutto ed essere molto concentrati. Quindi probabilmente anche il pubblico che viene a vedere magari è bello vedere, ma magari non è così Partecipi. partecipe o non ha così tanto entusiasmo nello stare lì a essere concentrati anche loro, perché comunque ad oggi dico Impegnatissimo. quando esatto il pubblico arriva è perché vuole un momento di svago e un momento dove si vuole divertire. E l'esibizione arriva di più perché non ci sono queste difficoltà tecniche, anche se il pubblico non lo capisce. Però fa divertire in quel momento, arriva di più e sappiamo che anche noi possiamo arrivare di più al pubblico perché non abbiamo certe difficoltà e quindi riusciamo a interpretare, a gioire di più e far arrivare la nostra esibizione di più al pubblico. Che è quello che succede Questa nelle serate, nell'esibizione di gara che fate alla fine delle tappe, per esempio, del Grand Prix, no? esatto, O delle dove Olimpiadi. lì finiamo la Siete gara, è il liberi. nostro momento di gioia e ci divertiamo per noi stessi e poi ovviamente anche per il pubblico che ci segue. Siete più vicini al pubblico, diciamo, che come tipologia di atmosfera più vicina al tennis, ecco, diciamo così. Ecco, diciamo Ecco, così, anche al sì. tennis c'è silenzio, concentrazione Sì, ovviamente, sì. e lo richiedono proprio perché. Certo. Però voglio dire, alla fine, anzi, io vorrei prendere l'occasione per fare un appello al sindaco di Asiago, che magari ci ascolta più volte, legge quello che scriviamo, quindi sicuramente. O comunque dopo gli manderò comunque il link, quindi. Voglio fare un appello perché chieda di ospitare magari un campionato italiano ad Asiago, adesso che dall'altro devono rinnovare lo stadio, ci stanno lavorando bene. Sarebbe molto bello. Abbiamo anche il presidente della Federazione JOS, che è canasiarese, insomma, proviamoci. Proviamo, Magari assolutamente. con te in pista riusciamo anche ad attirare un bel pubblico, ma se si riuscisse a fare proprio sotto le feste. Io non avrei dubbi che ci fosse sold out, però là dopo dipende anche dai calendari. Siete arrivati al 23 a farlo quest'anno, non so se fosse possibile arrivare a farlo 26, 27, però vabbè, sto facendo. Tutto molto, non scegliamo noi le date, lo insomma. so, Tanto le però. hanno posticipate già rispetto a tutti gli altri anni. Solitamente il campionato è la settimana precedente, a quella di Natale, il weekend prima. Sì, Per una infatti. serie di impegni quest'anno sono stati posticipati. Poi dipende probabilmente da tutto il calendario ISU, Però cioè sicuramente farebbe tantissime piacere cose. sia a me, a noi, Tornare per un po' tornare anche noi ad qua. Asiago. Abbiamo fatto anche recentemente vari Avete Summer fatto gli Games allenamenti estivi? stage estivi ad Asiago e secondo me è un luogo che si presta perché comunque è un luogo turistico e soprattutto nel mese di dicembre secondo me può davvero riempire gli spazi, il palazzetto. Quindi facciamo sto appello, facciamo ufficialmente, po Assolutamente. portate il campionato italiano ad Asiago, Esatto. così diamo anche, voglio dire, è giusto tributo a te, Filippo, perché voglio dire, No,
Grazie mille e spero che davvero i bambini si avvicinino di più a questo sport perché è davvero magico. E quindi questo. Vi faccio l'ultima domanda, poi vi lascio andare. Adesso siete in collegamento da Ice Lab, vedo, no? Perché Sì, riconosco la pista la dietro. struttura, sì, siamo in una fase. E praticamente l'ultimo campionato italiano è stato un derby. Cioè, il movimento italiano è praticamente lì. Sì, È esatto, qualcosa di praticamente incredibile. noi, allora, in Italia ci sono, era una disciplina non conosciuta e appunto tramite, prima ancora di Valentina e Ondra, ci sono stati Stefania Berton e Andrea Otare, che Matteo Guarisi e Nicole Della Monica, che loro hanno aperto le strade, diciamo, all'Italia nella disciplina della coppia d'artistico. E appunto 8 anni fa c'erano solo loro e io e Rebecca avevamo iniziato e io, siccome precedente partner prima, avevo avuto insomma delle prove, avevo già dell'esperienza, però da allora piano piano negli anni poi tramite loro e tramite noi il movimento italiano è cresciuto. Fino ad oggi, che ora la pista dove ci alleniamo tutti i giorni a Ice Lab qui a Bergamo, dove ci ospita Federica Pesenti, che è la presidente della società di Ice Lab, Centro di è il eccellenza, centro di giustamente. eccellenza diventato. Diciamo che per le coppie d'artistico è davvero il top del top, perché abbiamo i migliori insegnanti e ci sono tante coppie in questo momento e Anche vengono anche dall'estero. dall'estero per pattinare qui. Sì. Quindi stiamo dando, sia da parte nostra che penso da parte degli allenatori, davvero un riscontro, anche un feedback all'estero che non è da tutte le piste, insomma. Quando eravamo E beh. piccoline non c'era una struttura del genere dove potevi veramente essere in una famiglia di un certo livello. Sì. Non è roba da poco. Sì. Tra l'altro, in questo momento il movimento italiano è almeno a coppie, penso che sia il migliore al mondo al momento, se non comunque con tempo in vita in assoluto, visti i No, è risultati. tantissimo, soprattutto nella nostra specialità, ho avuto proprio un boom, perché è bello da vedere. Eh sì, Madonna, cioè i Non è risultati, scontato, non è facile. assolutamente, visto anche rispetto a qualche anno fa. Voi avete parlato di Matteo Guarise, no? Adesso è Sì, con ritornato con Luca Lucrezia. Ester Beccari e vi sta dando anche del filo da torcere, ho visto. Sì, sì, Cioè, c'è un Highlander. sicuramente Matteo ha una grandissima esperienza, ha già fatto, se non erro, 3 Olimpiadi e quindi per lui appunto il suo percorso continua con Lucrezia e davvero c'è sempre da ammirare, da prendere esempio, perché comunque davvero un atleta a tutti gli effetti di un livello davvero alto. Per gli europei chi è che te mette i tedeschi? E sicuramente c'è un po' di c'è una bella concorrenza quest'anno. Sì. Non preoccupiamoci adesso. No, vabbè, siccome che difendete il secondo posto, insomma, andate là ovviamente per giocarvi il podio. Sì. Assolutamente sì, l'obiettivo è sicuramente dare il nostro meglio su tutto, fare quello che sappiamo fare e ovviamente giocarlo nel migliore dei modi. Penso Quest'anno che la la strategia che usano tutti. Quest'anno l'Asia è stata provvidenziale per voi, vi siete giocati, cioè praticamente avete fatto tutto lì, per Tutto quel lì, Grand Prix. sì, noi. Ma è stata davvero una bellissima esperienza, perché alla Assolutamente. fine non si finisce mai di imparare gara dopo gara. E anche l'Asia ci ha portato con noi qualcosa in più, sia a livello come bagaglio sul pattinaggio, ma anche a livello personale. Ci ha fatto crescere ancora di più come persone.
e davvero anche il popolo giapponese è fantastico. Lì proprio la cultura del pattinaggio Sì. è davvero altissima e questa Bellissimo. passione dopo è arrivata sia da parte nostra ma anche da parte del pubblico. È stato davvero bellissimo, Emozionante, penso, emozionante, sì. fare il Grand Prix in Giappone, sì. È vero, è vero. Va bene. Ti ringraziamo tantissimo, L'auspicio Emanuele. è di vedervi all'appuntamento di appuntamenti a Milano Cortina. Speriamo. ovviamente, perché secondo me state preparando già adesso il discorso, perché quello sarà proprio in casa poi. Voglio dire. Però adesso godiamoci gli europei dove, insomma, partite Come con. diciamo noi, passo dopo passo. Passo dopo passo. Sì, deve ancora iniziare il 2024. Ti Manca ringraziamo per poco, però. questa Grazie a bellissima voi. intervista e speriamo appunto di far arrivare anche il messaggio al pubblico che ci segue da casa e di seguirci. Seguite e Seguite il cominciate a pattinaggio, patinare. seguiteci e iniziate a pattinare. Esatto, Perché abbiamo bisogno di altri Filippo, di altri Rebecca, questo. perché il movimento si deve rinnovare. Esatto. Grazie ancora. Soprattutto i bambini si devono divertire, ecco. Assolutamente, si parte da lì. Prima il Si divertimento, dopo parte da tutto il lì, resto viene da sé. esatto, assolutamente, Grazie se no non funziona. ancora. Va bene, grazie Buon mille Emanuele. lavoro e in bocca al lupo Grazie, per tutto. grazie. Ciao, saluto a Grazie tutti. Arrivederci, a prossima. Arrivederci, alla prossima.